1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microfoni, ragazzi. Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è successa pochi giorni fa e che mi ha fatto davvero molto riflettere. Io non sono un grande fan delle teorie del complotto e complottistiche, molte di esse le trovo davvero campate in aria. Però, dicendovi che veniamo tutti costantemente spiati, penso di non dirvi nulla di nuovo o comunque nulla che voi già non sappiate. Sì, ok, non è una cosa fantastica sapere di essere costantemente spiati, ma ormai abbiamo imparato a conviverci. Nessuno ve lo dirà mai direttamente, ma posso farvi dei semplici esempi. Sappiamo tutti che siamo spiati quando navighiamo online, da smartphone, dal nostro PC e magari cerchiamo qualche prodotto che ci interesserebbe comprare ed ecco che tutto a un tratto ci poppano, ci compaiono decine, centinaia, migliaia di pubblicità su quella determinata categoria di prodotto che a noi interesserebbe comprare. Penso che sia successo a tutti almeno una volta. Siamo spiati anche quando andiamo al supermercato e acquistiamo utilizzando la nostra carta di credito. E diamo anche noi stessi il consenso ad essere spiati quando ci registriamo a dei servizi online oppure effettuiamo un abbonamento, ad esempio, ad una compagnia telefonica. Quante volte vi sarà sicuramente successo che appena effettuato il passaggio ad un nuovo operatore telefonico vi arrivassero decine di chiamate sul vostro smartphone, magari anche al vostro nuovo numero telefonico da parte di tutti gli operatori telefonici presenti nel nostro paese e non solo. Tutte le nostre informazioni confluiscono direttamente e molto spesso indirettamente in un'enorme banca dati. Ora, io essendo un semplice cittadino non posso dirvi con certezza che uso venga fatto dei nostri dati, delle nostre informazioni. Immagino però che vengano vendute ad alcune agenzie o aziende per finalità di mercato. Per conoscere magari quali sono in una determinata zona, area geografica, gusti e preferenze su una determinata categoria di prodotto. E fino a qui penso di avervi detto delle cose che nel bene o nel male già conoscete e conosciamo tutti. Quello che però mi ha lasciato davvero molto perplesso, turbato, che mi ha dato davvero tanto da pensare nel corso di questi giorni e che mi ha portato a realizzare questo video oggi è stato la settimana scorsa. Premetto che in casa ho questi due dispositivi Alexa. Ora non so se c'entrano qualcosa in tutto questo, però io ve lo dico. Beh, cos'è successo? Mentre stavamo a tavola seduti a mangiare e chiacchierare, mio padre ha tirato fuori improvvisamente l'argomento Tesla. Lo sapete, la macchina elettrica. Lui si sta un po' informando perché gli interessa, ma personalmente non l'ho mai cercata, non ho mai effettuato ricerche su Google o altri motori di ricerca riguardanti Tesla. Fatto sta però che dopo 2 ore torno al mio PC che uso solamente io per lavorare e che pubblicità mi ritrovo aprendo il mio canale YouTube, il mio ultimo video? Esatto ragazzi, una pubblicità riguardante la Tesla, senza che io avessi mai cercato, o almeno negli ultimi 2-3 mesi, argomenti riguardanti questa ditta. Ora io non so se questo è solo un caso, dato che Tesla va abbastanza di moda nell'ultimo periodo, oppure uno di questi aggeggi ha captato qualche parola nell'aria, io non lo so, però fatto sta che questa cosa mi ha lasciato davvero molto molto perplesso. Quindi chiedo a voi, è mai successo qualcosa del genere? Cosa ne pensate? Quali sono le vostre esperienze in tal merito? Secondo voi esiste ancora la privacy oppure è solo una parola che ormai non ha più nessun significato? Beh, mi piacerebbe parlarne e discuterne insieme a voi qui sotto nei commenti. Scatenatevi! E speriamo magari di non ritrovarci qualche Man in Black fuori dalla porta di casa nostra. Ok ragazzi, sono davvero curioso di sapere cosa mi scriverete qui sotto. Precisiamo però che questo non è un video per andare contro a determinati assistenti vocali come Alexa, Google Home, so che anche Apple ne fa uno, ma è solo un video in cui io vi racconto quello che mi è successo senza dare colpe a nessuno, perché potrebbe essere stato tutto un caso, una coincidenza.
Bene amici, questo è tutto, vi ricordo che oltre a lasciare il commento, se volete supportarci tutti i nostri video sono totalmente gratuiti per voi e non raccogliamo informazioni sui vostri acquisti, ma se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete il video a tutti i vostri amici e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E questo è davvero tutto, speriamo di rivederci in un prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Vi aspetto nei commenti. Ciao ragazzi!